La Juventus Gabbè Maduro, la importantissima vittoria oggi qui al Comunale di Caldarola. Sì, una vittoria importante, è stata durissima, nonostante loro erano rimasti in 10 il primo tempo, il secondo tempo abbiamo sofferto in una maniera incredibile, forse troppo, forse era anche dovuto al fatto che questo risultato ci serviva molto. Nel primo tempo avevamo fatto una buona partita, ero molto contento, il secondo tempo abbiamo veramente sofferto troppo. Onore al Caldarola che non ha mollato fino alla fine, ha fatto una grande partita e niente, io sono contento per il risultato, sono contento per la prestazione perché comunque sì, abbiamo avuto grosso carattere e niente, buono così, 3 punti che ci fanno un po' respirare, che ci danno modo di stare un po' più tranquilli anche affrontando un eventuale risultato positivo perché oggi abbiamo avuto nettamente paura di vincere, non abbiamo più giocato secondo me. Un onore veramente a Caldarola. Ringraziamo mister Mauro Corvata, andiamo a oggi finale primo tempo in 10, poi nella ripresa è stato tutto più difficile. Sì, innanzitutto faccio i complimenti ai miei ragazzi perché in 10 sono stati eccezionali. E siamo quasi riusciti a ribaltare una partita che io quest'anno ho subito degli arbitraggi contro, ma non mi sono mai lamentato, ma oggi veramente devo tirare le orecchie all'arbitro perché è un arbitraggio secondo me non all'altezza della categoria, con delle situazioni sia nell'espulsione sia nel fallo del rigore inesistenti, e questo purtroppo a noi ci condiziona perché siamo fragili, stiamo crescendo, ma se poi ci si mettono anche che il fatto di giocare in 12 è difficile. La Juve Club credo che oggi abbia ricevuto un grandissimo regalo di Natale, penso in anticipo, e non ci meritavamo assolutamente questa sconfitta. Sicuramente non siamo riusciti a concretizzare le tantissime occasioni, ma ripeto, il secondo tempo in 10 contro 11 abbiamo fatto una partita nel loro metà campo, una partita eccezionale. Dico, faccio i complimenti di nuovo ai ragazzi e buona serata a tutti. Grazie a mister Fabio Fieri. Giulia da Caldarola è tutto, linea o studio.